Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il mio progetto di indipendenza finanziaria. Con questo canale cerco di portare contenuti di interesse comune da poter condividere con tutte quelle persone che, come me e magari come te, cercano di migliorare dal punto di vista sia personale che nella gestione delle proprie finanze. Prima di iniziare, ti ricordo di cliccare il tasto, quello che ho fatto come un pollice, verso l'alto, in su, per farmi capire a me e anche far capire a YouTube che questo è un video di tuo gradimento. Inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti al canale e clicca quella beneamata campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo. Bene, oggi parlo di un libro molto particolare che ho appena finito. Si chiama The Black Swan, il cigno nero in italiano, scritto da Taleb. Ti ricordo che se vuoi acquistare questo libro, trovi il link affiliato qui sotto in descrizione di Amazon. Se lo compri col mio link, a te non costa niente di più, ma permetti a me, poveraccio, abitante nell'Irlanda del Sud, di guadagnare una piccola commissione. Bene, Il cigno nero di Nicholas Nassim Taleb descrive un evento che si verifica completamente al di fuori di ogni aspettativa, ha un enorme impatto sugli sviluppi futuri e può essere spiegato solo col senno di poi, per cui a posteriori, e quindi non è prevedibile in questo senso. Inoltre, Taleb sostiene che, nonostante il fatto che siamo ciechi all'ora imminente arrivo, i cigni neri guidano il mondo più dei modelli visibili e prevedibili che ci circondano, che sono intorno a noi e ai quali cerchiamo in genere di organizzarci. Un cigno nero è definito come un evento che viene caratterizzato dalla rarità, dall'impatto estremo e dalla prevedibilità retrospettiva, cioè che possiamo prevederlo solo a posteriori. La tesi di Taleb è che tali eventi hanno un effetto molto maggiore nei mercati finanziari e nel più ampio mondo degli affari umani di quanto noi di solito non pensiamo o non supponiamo. Questo libro è difficile da rivedere perché richiede uno sforzo considerevole per separare il contenuto di per sé dallo stile in cui lo scrittore scrive. Lo stile è molto vagante, la sua scrittura è quasi piena di colloquialismi e si percepisce leggendolo più come se fosse una conversazione fatta da un giullare di corte, piuttosto che una tesi strettamente argomentata da uno studioso del settore. Ed ovviamente questo stile, questo modo di scrivere è voluto da Taleb. La mia reazione generale è che Taleb, è molto attento nell'evolversi del libro a menzionare poche volte i mercati finanziari, ma sottointesi questi mercati sono il vero argomento principale. Abbiamo sempre la loro presenza, che potrei dire latente. In alcuni punti si toccano molto dei pensieri filosofici, che reputo molto, se posso dire così, aulici, e nel suo stile però si trova molta esagerazione. La ridicolizzazione, che intendo credo più sotto forma di ironia che non di mancanza di rispetto verso tesi e persone che menziona, anche se è una mia opinione, non è di tutti. Secondo Taleb, alcuni esempi di cigni neri sono la scoperta da parte dei conquistatori europei delle Americhe, ad esempio, o l'investimento di 20.000 dollari su Facebook di Edoardo Severin, che diventano poi 2 miliardi di dollari, e beato lui, direi. O gli attacchi dell'11 settembre, magari. E per prendere un esempio economico, la crisi dei mutui subprime, del credito finanziario del 2008, da cui tra l'altro ci ha fatto un oceano di soldi. Quello che Taleb vuole dirci è che noi, come esseri umani, invece di cercare di capire e cercare i cigni neri, facciamo i salti mortali per pianificare modelli matematici che sono a volte molto complessi, per prevederli e per evitarli. Questo perché cerchiamo di basarci su eventi che sono già passati, per cui su quello che è già avvenuto, ma il nostro futuro, secondo Taleb, può essere pianificato e previsto solo in modelli molto limitati. E questo significa purtroppo che troppo spesso veniamo travolti da quello che lui definisce uno tsunami, che va a mettere a tappeto tutto quello che è la nostra pianificazione. E ripeto, il suo discorso è molto generale e non è indirizzato solo al contesto economico. L'approccio che Taleb fa trasparire, a mio parere, nel libro riguardo al mondo degli investimenti lo fa passare sotto un cappello, sotto il cappello che lui chiama scetticismo empirico. Di cosa si tratta? Di dubitare di tutto e di cercare di comprendere che tutto quello che possiamo fare per evitare il cigno nero sarà in un modo o nell'altro spazzato via da qualcosa di sorprendente, inaspettato, e pianificare le nostre azioni in modo tale da affrontare quello che non si è neanche ancora potuto concepire come un possibile evento, che è particolarmente complesso sicuramente. Ciò che non si dovrebbe fare, tuttavia, è di evitare di dare troppa fiducia a tutti quelli che sono modelli, che sembrano in realtà consolidati, che sembrano sicuri e che sono dipendenti da quelle curve gaussiane, quelle a campana, tanto amate dai matematici,
che lui reputa inutili per un evento Black Swan, per un evento Cigno Nero. Taleb ha avuto anche modo di lavorare per grandi banche e lì ha potuto vedere come migliaia dei suoi colleghi o dei suoi competitor erano impegnati in una corsa a capofitto, magari per sottoscrivere o cartolarizzare quanto più debito dei consumatori si poteva creare su base giornaliera, magari o settimanale o mensile. Una buona parte di questo debito sarebbe inevitabilmente andata poi a finire male, creando enormi opportunità per gli investitori in difficoltà che sapevano invece come trovare e trarne profitto dal disagio delle istituzioni finanziarie. Questo aspetto gli ha dato modo di approfittare della crisi del 2008 come di altre e di farlo diventare piuttosto benestante. Il Cigno Nero mette da parte molte cose che si pensano di conoscere. Ti fa capire che bisogna molte volte concentrarsi su rischi che molti, e fra i molti ci sono, secondo Taleb, tutti gli esperti del settore, o anche i poveri ecci come me, dicevo, sui rischi che molti considerano inutili. Quelli considerati di solito sono i rischi sbagliati. Si potrebbe definire il libro più un libro su come non andare a investire, più che un libro su come investire. Prende, secondo me, quasi un approccio inverso, anzi, eliminerei la parola quasi. Infatti Taleb cerca di mettere sotto sopra l'approccio classico che è dell'investimento comune, quello degli esperti o quello degli istituzionali, quello che si potrebbe definire tradizionale. Come Taleb dichiara nel libro, la metà delle sue volte i suoi investimenti sono determinati da approcci iperconservativi, molto conservativi, e per l'altra metà da tecniche molto aggressive in cui molti esperti raccomanderebbero addirittura di andare con molta cautela. Taleb tende ad approcciarsi molte volte a quello che viene definito il mercato finanziario promettente. In pratica la sua regola decisionale è basarsi su possibili cigni neri positivi e cercare di limitare il più possibile quelli che possono essere i cigni neri negativi. Tutto quello che le altre persone in pratica non fanno. Un libro che ho trovato molto ma molto interessante e che secondo me va letto. Premetto che la lettura, a mio parere, o comunque per quello che è la mia intelligenza basilare, non è stata molto semplice. Taleb non fa certo di tutto per farsi capire. A volte scrive come un grande esperto, tecnico qual è della sua materia, e a volte perde tempo e si perde in critiche su altri studiosi. A volte, devo dire, anche denigranti. Detto questo, come menzionavo prima, ha tutto un suo stile molto particolare. Le due uniche critiche che si potrebbero fare è che Taleb, o perlomeno che io farei, sono queste. La prima è che le previsioni statistiche che molti analisti fanno sono di fatti di per sé delle previsioni. Non sono consigli su come muoversi o come si muoverà il mercato in termini assolutistici. Si basano su se e su ma, che molte volte non vengono rispettate, anche in assenza dei cigni neri. Anche in assenza della pandemia di quest'anno, molte aziende durante il 2020 avrebbero potuto avere un calo drastico, basato magari sulla loro sopravvalutazione, ma avrebbero comunque potuto continuare a crescere. Secondo, le persone non sono macchine, non sono dei computer e agiamo per emozioni. E molte delle nostre azioni finanziarie, pur se non devono essere mosse dalle emozioni, vengono influenzate da quello che ci accade tutti i giorni. Non è detto che siano nel campo finanziario queste cose che ci vengono ad accadere. Magari perdiamo una persona cara, litighiamo con la moglie, perdiamo il lavoro, o magari delle notizie positive, abbiamo vinto una macchina, abbiamo vinto alla lotteria un sacco di soldi. Queste emozioni ci condizionano, non ci permettono, secondo me, di approcciare i nostri investimenti nel modo razionalmente asettico che dovremmo utilizzare. Ma queste sono solo le opinioni di un neo investitore come me. Al di là di questi due punti, però, reputo un libro come quello di Taleb molto interessante. Bene, spero che questa recensione sia stata di tuo gradimento e chiarificatrice sul libro Il Cigno Nero di Taleb. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto e soprattutto, se lo hai già letto anche tu, o se hai delle opinioni in merito, o se pensavi di leggerlo, scrivimelo qui sotto e apriamo una discussione. Ti ricordo ovviamente di lasciare un pollice in su per l'algoritmo di YouTube, così fai capire a tutti che ti piace il video, e se sei nuovo sul canale iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, perché quasi il 50% delle persone che passa a guardare i miei video non è iscritto. Bene, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.